Hashtag Consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento. La splendida sala del Kursaal di Merano ha fatto da cornice il 16 ottobre scorso alla seduta del Dryer Landtag, l'assemblea congiunta dei consigli delle province di Trento, Bolzano ed Innsbruck, che si riunisce con cadenza biennale dal 1991. 18 gli impegni di collaborazione transfrontaliera in materia di traffico, sicurezza, sanità, scuola, turismo, agricoltura di montagna approvati dall'Assemblea, presieduta dai tre presidenti di Trento, Walter Kaswalder, di Bolzano, Josef Nogler, e del Tirolo, Sonja Leder-Rossmann. Un'esperienza, quella del Dryer Landtag, che è un modello invidiato in tutta Europa e che, lungi dall'essere un fatto decorativo, ha dato attuazione negli anni a ben il 93% delle mozioni approvate. Prossimo appuntamento in Tirolo nel 2021. Depositato in Consiglio Provinciale un disegno di legge di Claudio Cia che modifica le regole per la nomina del presidente dell'Opera Universitaria, attualmente scelto dal rettore di concerto con la provincia. La proposta intende invertire l'attuale sistema, prevedendo che sia la provincia a scegliere, sentito il rettore. Una riforma, osserva CIA, che non ha alcuna mira autoritaria, ma si pone nell'ottica del rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Se ne parlerà in quinta commissione. Una proposta di voto da rivolgere a governo e Parlamento per far sentire l'appoggio alle istanze di autonomia del popolo curdo ed esprimere il totale dissenso per le mosse della Turchia, chiedendo di valutare misure di sostegno umanitario e di usare tutti i mezzi politici per proteggere la vita, la dignità e la libertà del popolo curdo. Proposto dal Partito Democratico, il documento è inserito nel programma dei lavori della prossima settimana in Consiglio Provinciale. Hashtag Consiglio, tweet dal Consiglio Provinciale di Trento.